l'opportunità di tornare in queste aule per entrare anche anni fa, in trasferire una grande comunità italiana di software libero. Altre istituzioni hanno delle iniziative locali organizzate più o meno sparse, ma devo dire siamo stati forse bravi, ma sicuramente fortunati a riuscire a creare una comunità così vasta e dotata degli strumenti di cui vi parlerò più avanti. Quindi ho cos'è .it, come è composta la struttura, come poter contribuire anche voi, perché ovviamente il contributo grazie. E nel 2005, quando siamo partiti, c'era un unico portale con un server messo a disposizione da uno di noi, su cui girava detto proprio Marco, e che ci serviva più che altro come punto di riferimento collante per unire questi appassionati di un'area dello stesso prodotto usato dal programma internazionale di Scurgino, la comunità di .it è un server. Sono un po' le caratteristiche del server. Da qui ovviamente non si vede che davanti a Calcium c'è un altro server, un proxy server che fa anche da balance, del low balance, eccetera. Poi ho un paio di immagini statistiche. Al forum abbiamo 50.000 utenti iscritti, poi ve lo spiegherò nella prossima slide. Il consiglio Gordi, adesso ne vediamo quali sono le funzioni. Questi sono tutti i gruppi, se volevo. E questo in effetti è comodo perché riusciamo a coprire un po' tutte le iniziative in maniera di utilizzare le risorse. Garantire ai singoli gruppi una completa autonomia, cioè il consiglio ha messo delle linee guida, una pagina di linee, una slide di distribuzione da punti panomica. È veramente grosso, ma te che fa anche da merchant system per il software. MySQL ha trasferito il codice di MySQL da server da SAN dentro al contento attuale e si occupa di grafiche stile, notizie, in questa pagina ci sono le notizie, informazioni utili, contenuti, interviste ai pensari alla pubblicazione perché è uno strumento di immediato contatto con il pubblico e attraverso il forum stesso. Io ritengo il forum uno degli strumenti principali, che aggiorna, amministra i wiki e traduce la documentazione di Ubuntu. Facciamo la distinzione tra documentazione e codice, questa è la documentazione, per cui la gestione di quel wiki che la versione di Ubuntu che oggi vi installate in casa quando selezionate la lingua italiana. Abbiamo anche degli sviluppatori che sono un gruppo databili sul canale di Ox, conosciamo tutti le tecniche della chat, anche qui il problema ci vuole una moderazione, un modo di contare stickers, per stickers intendo questi, materiale informativo, documenti, partnership con il user group, interviste, eccetera. Al suo interno anche l'ufficio stampa. Attraverso l'ufficio stampa siamo riusciti a ottenere, riusciti a avviarvi. Come contribuire? Potete, dicevo, contribuire tutti quanti, c'è tanto da fare e che va firmato da chiunque vuole partecipare alla comunità e contiene le regole comportamentali e poi la revisione della struttura.